Vi siete mai chiesti da dove arriva la parola Europa? C'è chi ha iniziato a pensarci molto tempo fa. Sicuramente se lo chiedeva lo storico greco Erodoto, che 2500 anni fa si rispose laconico: sembra non si sappia da dove derivi il suo nome, né chi glielo abbia dato. Cosa abbiamo scoperto da allora? Prima di essere un continente, secondo la mitologia greca, Europa era una principessa di Tiro, una città fenicia che oggi si colloca nel sud del Libano. Nel racconto più famoso su di lei, Zeus se ne innamorò e si trasformò in un toro bianco per avvicinarla. Un approccio che a quanto pare funzionò, perché Europa gli salì sul dorso e si lasciò condurre fino a Creta, l'isola greca che 3000 anni fa fu la base di una potentissima civiltà, che da alcuni è definita come la prima potenza europea. Oggi non ce ne accorgiamo, ma vediamo il suo volto tutti i giorni, ogni volta che usiamo delle banconote. Secondo alcune interpretazioni, Europe deriverebbe dall'unione di Eurus, che in greco antico significa ampio, e Ops, che secondo una radice molto antica significa occhio, dunque uno sguardo ampio. Forse era quello che i marinai greci rivolgevano alla lunghissima costa del continente, a cui poi venne attribuito lo stesso nome. Un'altra interpretazione è quella che lega Europa al concetto di Occidente. Sarebbe una lontana parente di Erebu, una parola accadica che significava scendere o tramontare, e simile al fenicio Ereb, che significava scuro o notte. Per estensione, il posto dove tramonta il sole, l'Occidente. Le lingue e i concetti viaggiano e si evolvono, e spesso finiscono per significare qualcosa di molto diverso rispetto a quello per cui vengono ideati. Le loro rappresentazioni invece, beh, quelle rimangono più o meno uguali.